Da quanto è successo oggi, il paese rischia una guerra civile. Le macchine si stanno ribellando ai loro padroni. E gli umani non possono far altro che distruggerle. Pensavo che Kamsky sapesse. Mi sbagliavo. Forse sapeva. Ma tu hai preferito non chiedere. Ho scelto di non partecipare al suo gioco malato. Non c'era motivo di uccidere quell'androide. Ho visto una foto di Amanda nell'abitazione di Kamsky. Lei era la sua insegnante. Quando Kamsky mi progettò, volevo un'interfaccia che fosse familiare. Per questo scelse la sua ex mentore. A cosa vuoi arrivare? Perché Kamsky lasciò la Cyberlife? Come mai? È una storia vecchia, Connor. Non ha a che fare con la tua indagine. Kamsky ha progettato questo posto. Da te mi aspetto delle risposte, Connor. Non mi aspetto delle domande. Tu solo puoi impedire una guerra civile. Trova i devianti, o sarà il caos. È la tua ultima chance, Connor. Sei fuori dal caso. È in mano all'FBI. Cosa? Ma abbiamo una pista. Ci serve più tempo, so Hank, che... non capisci? Questa non è una delle tante indagini, è una cazzo di guerra civile. Non ci compete più. Parliamo di sicurezza nazionale. Che si fottano, non possiamo mollare adesso, siamo così vicini. Dici sempre che gli androidi non li sopporti. Dio, Hank, deciditi. Pensavo t'avrebbe fatto contento. Stiamo per risolvere il caso. So che possiamo. Santo cielo, Jeffrey, non puoi sostenermi un'ultima volta. Mi dispiace, ma è così. Torni alla omicidi. E l'androide torna alla Cyberlife. Mi spiace, Hank. È finita. Potevamo risolvere il caso. Ci serviva solo altro tempo. Dovrei tornare alla Cyberlife. Non ho scelta. Sarò disattivato e analizzato per capire dove ho fallito. E se fossimo dalla parte sbagliata, Connor? Se combattessimo persone che vogliono solo essere libere? Se i devianti insorgeranno, sarà il caos. Avremmo potuto impedirlo. Ma ora è troppo tardi. Quando non hai voluto uccidere l'androide da Kamsky, ti sei messo nei suoi panni. Hai mostrato empatia, che è un'emozione umana. Non so perché l'ho fatto. Non sono programmato per dire certe cose, ma ho apprezzato lavorare con lei. Ancora un po' di tempo e chissà, saremmo potuti essere amici. Guarda, guarda, arriva Perkins, quel pezzo di merda. All'FBI non piace perdere tempo. Non molliamo. La risposta è nelle prove che abbiamo ottenuto. Se Perkins le prende, è finita. Non abbiamo scelta. Hai sentito, Fowler? Siamo tagliati fuori. Deve aiutarmi, tenente. Mi serve più tempo per dare un senso alle prove che abbiamo raccolto. So che la soluzione è lì. Ascolta, Connor. Se non risolvo questo caso, la Cyberlife mi distruggerà. 5 minuti. Non chiedo altro. Ah.
La chiave del seminterrato è sulla scrivania. Sbrigati, non posso distrarli per sempre. Parlo con te, stronzo! Dove vai? Qui non ci servono dei coglioni di plastica, o non te l'hanno detto? Mi hanno sollevato dal caso. Registrerò le prove in mio possesso e poi me ne andrò. Bene. Sta attento quando esci. Gli androidi tendono a prendere fuoco ultimamente. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati e adesso è il momento di renderci liberi. Marcus, dove ti nascondi? Jericho è da qualche parte nel quartiere di Fairbairn. Scansionerò i loro ricordi per restringere la ricerca. Il deviante che ha preso la bambina in ostaggio. Uno dei devianti che ha violato l'emittente TV con Marcus. Doveva sapere dove si nascondono i devianti.
Mi hai mentito, Connor. Mi fidavo e tu mi hai mentito. Avresti ucciso quella bambina. Non mi hai dato scelta. Devo trovare Jericho. Sai dove si trova? Sprechi tempo. Non so niente di Jericho. Ma spero che un giorno pagherai per quello che mi hai fatto. Dove sono? Ti ho riattivato per aiutarmi. Devo trovare Jericho. Io non credo di riconoscere la tua voce. Non sei uno di noi. Non ti dirò mai dove si trova Jericho. Ora lasciami stare. Qualcuno qui ha ficcato il suo bel nasino. Oh, merda. Date l'allarme! Ora!